Nicola Salerno e il presidente Aliotta presentarono il noi allenatore, c'era anche il vicepresidente dell'epoca Pucci Gugliandolo, presentarono il neo allenatore e i due nuovi acquisti, Corino, Gigi Corino e Michele Scaringella. Messina poi guadagnò posizioni fino a giocarsi la promozione, persa poi nello spareggio di Lecce con il Benevento. Ecco qui la presentazione di Gigi Corino, grande esperienza, stava quasi per appendere le scarpe al chiodo e invece questo è Michele Scaringella. Adesso sentiamo le prime dichiarazioni di Stefano Cuovi e del suo 3-5-2. Anche a livello specifico deve essere buono per forza, quindi io credo che ci siano tutte le componenti giuste per fare bene. Una piazza importantissima per me per arrivare a certi traguardi, per tentare di arrivare a certi traguardi. Dal punto di vista tecnico mi ha accontentato sicuramente, il direttore Nicola Salerno sta facendo di tutto per darmi a disposizione fin dal 6. Io penso di giocare con 3-5-2 o 5-3-2, chiamatelo come volete. Se mi volete far passare per un offensivista 3-5-2, proprio difensivista 5-3-2, ma non cambia niente, è questione di fare credere che un allenatore è tipo o un altro. Quindi giocatori che vanno sulle fasce, che difendono in certa maniera, insomma quello che io mi reputo di sapere dal punto di vista didattico insegnare meglio, poi vedremo se sarà quello che darà i risultati migliori, ecco. Se ci saranno dei fatti correttivi in corsa li faremo, però io sono convinto, avendo visto i giocatori, che ci sono gli uomini adatti per fare questo tipo di gioco. Ho avuto tanti allenatori bravissimi, di cui posso ricordare tre fenomenali, che sono Giacomini, Simoni e Scala. Questi sono sicuramente quelli che mi hanno forgiato in maniera particolare dal punto di vista sia tecnico che caratteriale, quindi sicuramente Scala fa parte di questi, ma ho imparato tanto per le questioni del 3-5-2.